fina perla della costiera amalfitana, un fiore all'occhiello in tutta la regione Campania e in tutto il mondo. Non si sa chi l'abbia fondata, c'è chi dice i Greci, c'è chi dice i Fenici o forse addirittura il dio Poseidone, visto che è così mitica e così religiosa di una sacralità profana che però si perde nei suoi colori e nel profumo dei suoi limoni. Positano è stata riscoperta dopo gli anni 50 del Novecento, anche grazie a John Steinbeck che la fece amare subito agli americani. E da lì poi tanti DVD del cinema, tanti film come Leoni al sole, tanti turisti che ancora oggi finiscono per innamorarsene. Positano è anche questo. Liquid Art System è una delle tante gallerie d'arte che accompagnano la passeggiata verso il lungomare oppure verso il lato panoramico di Positano. Qui possiamo vedere una delle sculture di questa galleria d'arte. All'interno invece ci sono dei quadri molto suggestivi che riprendono i colori pittoreschi delle case, tutte colorate, color pastello. E questo fa sì che il visitatore sia quindi immerso in un panorama artistico che avvolge per i propri colori e per la propria luminosità. Colpisce per la scenografia e la terrazza sul mare la collegiata di Santa Maria Assunta, chiesa principale di Positano. All'interno presenta sia un'icona bizantina portata dal mare che è venuta da Oriente e sia la statua della Madonna che viene portata ogni anno dai positanesi in processione il 15 di agosto. Me, tease me, kiss me, please me, activity.